Ma che sei tu lì? Ciao Andrea! Ciao! Da dove vieni? In questo momento da Venezia. Da Venezia. E sono arrivato a Castelfranco. Credo che sei qui non solo per presentare il libro, ma anche per avere un contatto col pubblico e forse raccontare una parte della tua esperienza cinematografica. Sono qui a raccontare una parte della mia esperienza umana prima che cinematografica, no? Sono qua a presentare il libro Fuori Rotta, che unisce, raccoglie diversi diari di viaggio che ho fatto tra il 99 e il 2009 e che sono stati viaggi con cui io ho imparato a conoscere il mondo e ho imparato anche a fare il regista. Dunque, riesci a vedere il mondo da un punto di vista, diciamo, diverso del viaggiatore normale o del, tra virgolette, mercante? Io sì, credo che il viaggio debba essere principalmente un'esperienza di conoscenza di altri punti di vista, di altri luoghi, di altri orizzonti, quindi penso che il turismo organizzato del mondo globalizzato di oggi sia l'opposto del viaggio. Allora, in un mondo in cui il mondo è diviso tra chi non può viaggiare e chi viaggia in maniera omologata, è un mondo che non mi piace. Preferisco allora cercare di sostenere l'urgenza e l'importanza del diritto al viaggio attraverso l'esperienza dell'incontro con l'altro. Dimmi, sono passati 2 anni, mi sembra, non di più, 2 anni e mezzo, che sei venuto ancora a Castelfranco per presentare Io sono lì. Grande successo ha avuto quel film e anche di pubblico. Da questo appuntamento ad oggi, credo che grazie ai film di finzione che abbiamo fatto, Io sono lì e La prima neve, si sia allargato il pubblico che si è avvicinato al nostro cinema e questo ci permette di far arrivare a più gente anche contenuti più scomodi, più complessi come quelli che raccontiamo questa sera. Qui vicino abbiamo un grande amico. Quando l'hai conosciuto? Beh, io l'ho conosciuto grazie a Marco Paolini e a Francesco Bonsembiante. È stata una bella esperienza. Ho vissuto con lui dei giorni gloriosi, grazie al fatto che abbiamo vinto appunto il Davide Donatello. È stata un'esperienza anche personale bellissima, da ripetere, perché il prossimo film probabilmente continuerò a coprodurlo e ti do questa notizia. Dunque, scopriamo ora un coproduttore. E ci puoi far vedere la copertina del libro di Andrea? Certo. Possiamo la copertina dire... fatta, esatto. Disegnata da Marco Lovisatti, che è un grande amico, fraterno, che è anche grande disegnatore, pittore, che ha fatto tutte le copertine dei miei film, compreso Io sono lì, e così io sto lì di fare la copertina con lui. Una battuta su Anturuggine da tutti e due? Un luogo, voglio adoperare la parola magica perché è quello che mi viene prima, però è di più, è più che magico. Uno space? Ma è uno spazio che coltiva l'astratto. Ah sì? Sì. Perfetto, e per te? Beh, è uno spazio, come per fortuna ne esistono tanti in tante città d'Italia, di resistenza e esistenza culturale, civile, fondamentale per aiutare il paese a andare meglio. Intitoliamo Resistenza ed Esistenza. Grazie. Ciao.